provare a dimenticare, una sconfitta per poter andare oltre, poter proseguire. Lo facciamo quest'oggi in compagnia di uno dei blogger, secondo me, più ficcanti dal punto di vista dell'ironia, ma soprattutto scelto per una precisa ragione, che sarà un po' un gioco di parole quest'oggi. Belli de Roma con Oldman Maestro, così si firma il nostro invitato quest'oggi per la 19ª puntata di Internet. Buonasera, ciao. Buonasera, buonasera a tutti gli amici nerazzurri. Scelto peraltro ieri pomeriggio, cioè prima ancora che tu scrivessi e tra l'altro prima ancora che finisse la partita, no? Per una specifica ragione, perché più di tutti lui, insomma, è quello che oggi ha dovuto combattere con un mondo di tifosi romanisti che ti hanno, come dire, preso un po', ti hanno un po' bersagliato. Ah sì, diciamo, insomma, le solite rappresaglie post partita, che sono comunque state gestite abbastanza tranquillamente. D'altronde, se Sparta, se Sparta piange, Atene non ride, insomma, ora al contrario, ma insomma la situazione non è rosea sicuramente in questo momento. Non è rosa sicuramente in questo momento, in realtà ci interessa poco di quello che possono dire gli altri. Immagino che, insomma, sia stata una giornata particolare, lo diciamo proprio con il sorriso, perché cerchiamo di ricondurre tutto, insomma, a un discorso che riguarda il calcio. I tifosi dell'Inter questa mattina sono svegliati parecchio arrabbiati, anche Internet come programma propone uno spaccato. I tifosi dell'Inter, interisti 2.0, vivono sulla rete, molti blog oggi hanno dato analisi abbastanza dure su quello che è la situazione dell'Inter, non ce lo neghiamo. Sì, no, assolutamente. Noi purtroppo, cioè, effettivamente la situazione che sembrava aver preso una piega positiva, invece nelle ultime partite ha fatto vedere invece tutti i limiti che ha la squadra in questo momento, anche alcuni limiti forse dell'allenatore, e di conseguenza, insomma, abbiamo fatto dei passi indietro. Ecco, io sono fiducioso comunque. Credo che la situazione si possa sicuramente rimettere in piedi. Avevamo trovato una quadra, effettivamente l'allenatore con Motta a centrocampo era stata trovata una discreta quadra che portava la squadra ad avere degli equilibri corretti in mezzo al campo, sia nella fase difensiva che nella fase offensiva. E invece si è trovato un po' a dover rimischiare tutto, con uno Snyder che era stato recuperato, poi l'abbiamo riperso. Non è facile, chiaramente siamo tutti esperti, no? Siamo tutti espertoni, ma poi alla fine mettere in campo una squadra dovrei gli equilibri giusti, considerando l'avversario, considerando lo stato di forma dei giocatori, a volte ci si dimentica di tutti questi piccoli fattori che incidono. In realtà sono fattori importantissimi poi in perché una partita. Tu dici bene, Oldman, siamo tutti a conoscenza di ogni cosa, tutti danno i giudizi, tutti i commissari tecnici, si dice, per quanto riguarda la nazionale. Per la verità, i tifosi dell'Inter si dividono tra chi pensa che sia colpa del club, chi pensa che sia colpa dell'allenatore, che non è adatto, chi pensa che siano i giocatori che hanno una carta d'identità ormai abbastanza pesante, che invece dice, ma insomma, non sono stati sostituiti bene, quindi un po' colpa del club, un po' colpa di quelli che sono arrivati. Insomma, ci sono tante ragioni. Poi c'è anche chi dice, sicuramente questo non è un momento positivo, non siamo tifosi solo a Madrid, siamo tifosi anche oggi, ovvero non abbiamo l'anello al naso, ma come tifosi, ma siamo tifosi dell'Inter, non siamo tifosi della vittoria. È una radicale differenza che c'è tra noi e il resto degli altri, o perlomeno noi supponiamo che ci sia tra noi i tifosi, per esempio i tifosi della Juventus, lo dico con tutta onestà, io ho sempre pensato che i tifosi della Juventus siano più tifosi della vittoria che della Juve. Quando non c'è la Juve che vince, non ci sono tifosi della Juve, i tifosi dell'Inter non sono mai stati così. No, assolutamente, lo scrivevo proprio ieri, insomma, è uno dei miei cavalli di battaglia che dice proprio questo, insomma, io vinco perché sono tifoso dell'Inter e non io sono tifoso dell'Inter perché vinco, insomma, è effettivamente questo, è questo che ci ha sempre differenziato, oltre chiaramente l'ironia che viene dal nostro grande Peppino Prisco, che quindi ci differenzia dagli altri, però ci sta anche che in un momento come questo lo scoramento, l'arrabbiatura e di conseguenza anche gli errori che sono stati fatti, perché errori ci sono, se no non saremmo a questo punto, insomma. Tra l'altro sto facendo vedere anche su FC Inter News, vado oltre la scaletta, leggevo un pezzo molto bello di Franco Bonprezzi che scrive "mettiamoci la faccia", e è un'invocazione che fa ai tifosi, no? Lui dice, al posto di scrivere
su forum piuttosto che Facebook, piuttosto che social network, cose tipo anche molto dure, io non ho neanche voglia di ripetere, ne ho lette parecchie queste ore, è molto dure, a volte magari la rabbia del momento poi passa, però mettiamoci la faccia come tifosi, proviamo a stare vicino alla squadra, poi ci sarà sicuramente il momento della riflessione, magari non a caldo delle sconfitte. Sì, no, effettivamente poi la tua chiamata giunge proprio nel momento giusto, perché noi belli di Roma dobbiamo prenderci delle responsabilità anche per la sconfitta di ieri. Purtroppo, come sai, come tutti sanno, qui a Roma è successo che il cataclisma ha nevicato, ha bloccato tutto, e quindi l'Inter in ritiro non aveva mezzi di sussistenza, e quindi noi belli di Roma ci siamo messi in moto, abbiamo portato un po' le nostre mamme, le zie, le nonne, abbiamo portato da mangiare cotechino, coda, bacchio, insomma abbiamo rifocillato i nostri. C'è stato anche il vino del nostro grande Castelli, sponsor. Il vino no, ce lo manda dalla Sicilia un nostro blogger emerenziano Cardasfera, che ci porta un Merlot, tra l'altro vincitore di grandi premi in Sicilia. E quindi vi trattate anche bene, tra l'altro, neanche che andate sul vini quelli così, insomma così. No, Merlot vincitore di premi. Bravissimo. Che purtroppo devo dire, quando siamo andati via sabato mattina, ormai erano le 4 di mattina, ragazzi, non è che stavano proprio bene, anche il mister era ancora un po' al ciccio. Evidentemente da anni ha procurato questa cosa. Noi belli di Roma ci scusiamo, però effettivamente la serata è stata bellissima, meritava, insomma. Come avrete intuito, il registro dell'Interclub Belli di Roma, che io trovo sempre molto brillante, è un registro ironico, cerca sempre, come queste vacaciones romanes che avete visto poco fa sul teleschermo comparire, insomma, ha cercato di immaginare questo dialogo surreale tra Luis Enrique e Claudio Ranieri. Insomma, loro cercano, insomma, di vivere il calcio come spesso accade negli interclub, ovvero con il giusto tono di larità, di buon umore, anche se si è di fronte a una sconfitta che oggettivamente brucia. Erano più di 10 anni che l'Inter non perdeva 4-0 una partita in campionato, insomma la cosa immagino che non faccia piacere a nessuno, lo dico perché a me non ha fatto piacere ieri sera, non l'ho vissuta benissimo, caro certo. Maestro, come dire, però certo, men che meno a noi romani in questo contesto. Sto cercando di eufemizzare il più possibile con delle grossissime difficoltà. Non l'hanno vissuta bene neanche i ragazzi di Bauscia Caffè, quindi siamo bentornati, perché sono nuovamente online, ve lo dico, perché avevano crashato il server, come si dice in questi casi, a furia di essere citati da internet. Sogniamo di poter dire noi, in realtà, perché sono molto bravi, quindi scrivono cose molto interessanti. Snis ci va un po' duro, però con l'accetta, no? Senza esagerare nei toni, però lui ci va duro su questo 4-0 inqualificabile. Però insomma c'è la foto di Giacinto e quindi va sempre bene, no? Sì, poi Luca anche è delle nostre parti, quindi insomma anche lui ha dovuto oggi affrontare una giornata difficile. Ripeto, io sono quello che qualche mese fa, quando ci siamo sentiti, parlavo di Milito come quello che ci avrebbe portato su, e tutti erano scettici perché quello era uno dei momenti più bassi di Milito, e in realtà poi è tornato alla grande e ci ha fatto tornare in alto. Io sono straconvinto che possiamo ancora dire la nostra, e sicuramente possiamo puntare alla Champions, che è l'obiettivo minimo di questa stagione. Rialzarsi e ripartire, lo abbiamo già fatto e lo rifaremo, scrive Snissi in conclusione. Un punto di vista credo anche possibilistico e possibilista sul futuro dell'Inter, come deve essere. Ci va con ironia, ma non troppo, i nuovi mostri di settore, ed è i mostri, sono più che altro i mostri del nostro subconscio, non è tanto quello che abbiamo visto ieri, al di là del fatto che la partita potesse essere giocata in maniera, non dico diversa, anzi forse potesse essere giocata, appunto, perché così evitiamo di dire delle cose fuori luogo. Sì, naturalmente l'ho letto anch'io, il grandissimo settore, e devo dire che sono d'accordo con quello che scrive. C'è solo una cosa che io volevo sottolineare sul discorso delle sostituzioni, che sono tutti abbastanza d'accordo sul fatto che sul 2-0 era inutile levare una punta per mettere un centrocampista. Io credo che Ranieri ha visto una squadra completamente squilibrata, e probabilmente quella sostituzione che era necessaria farla non doveva essere fatta alla fine del primo tempo, ma doveva essere fatta dopo 10 minuti. In realtà lui ha avuto grandissimo coraggio a cercare di portare avanti la partita lo stesso, più che una mancanza di tattica, ha cercato di portare avanti la cosa. Io penso che debba essere assolutamente
non dico scusato, perché figuriamoci se dobbiamo scusare l'allenatore, però deve essere capito, ecco. Questo forse a volte ci dimentichiamo, come dicevo all'inizio, di tanti fattori che fanno parte di una partita che noi dai nostri comodi, dai divani o dalle tribune non prendiamo mai in considerazione. Dice, facendo un punto in tre partite rimaniamo a 5 punti dal terzo posto, considerando che al terzo posto c'è l'Udinese, non il Barcellona, la situazione rimane molto fluida. Ma l'Inter dell'ultima settimana è preoccupante, fa questa considerazione, non si può andare giù di testa a febbraio con mezzo campionato da giocare, 15 giorni dalla Champions, no, è un Inter preoccupante molto, forse troppo. Lui dice, sono più quelle paure, no? I mostri, no? Quella paura di non riuscire a farcela, la cosa sì, che preoccupa, sì. Non è tanto poi la sconfitta 4-0 con la Roma che è andata, poi per esempio io ieri sera discutendo con alcuni amici dicevo sì, il quarto gol di Bojan nasce in maniera quasi casuale, era una partita che si finiva 3-0, la partita era finita, poi nasce il 4-0, diventa onestamente il peggior risultato subito dall'Inter negli ultimi 10 anni e quindi aggiunge tensione a una situazione dove già c'era tensione. Vabbè, ma le statistiche lasciamole agli sconcerti della situazione, non... Sì, Roma, cioè, come sfondi una porta aperta. Senti, una citazione breve per Stefano Massaron, che dal suo sito personale scrive le pagelle, Roma-Inter 4-0 le pagelle, sono simpatiche, sono curiose, lui se la prende ed è un suo cavallo di battaglia, lo faceva da Fabbrica Inter prima, lo fa adesso con il suo sito personale, con chi ce l'ha con Snyder, lui se la prende sempre tantissimo con chi ce l'ha con Snyder, e dice, ma insomma ce l'ha con Snyder i tifosi, tifosò come chiama lui, e mi piacerebbe rivederli quando Snyder farà un gol, quando sarà determinante, vedere cosa diranno, i ragionamenti che faranno. Sì, diciamo che a noi ci piacerebbe vederlo Snyder che ci fa un gol. Facciamo un dibattito a distanza tra Oldman Maestro e Stefano Massaron. Sarebbe un bel punto di partenza vedere Snyder che fa un gol, quindi assolutamente lo aspettiamo, c'è rimasto lui di fuori classe, insomma, quindi figuriamoci se non lo vogliamo rivedere. Assolutamente. Senti, invece Stefania Galliani dal suo blog fa un pezzo molto interessante, in realtà su una tematica che ha colpito molto i tifosi dell'Inter. Semplice, Roma-Inter era il bouquet sport di Sky, è stata trasformata nel bouquet calcio. Molte persone non hanno bouquet calcio per scelta personale. È stato, come dire, dal punto di vista del palinsesto non una cosa molto carina. I tifosi dell'Inter si sono trovati a dover pagare altre 8 euro per vedere sta partita e lei dice giustamente, insomma, io mi faccio portavoce di tutti coloro che come me volevano non pagare 8 euro in più per una partita che già era compresa nel loro bouquet, per la quale già avevano pagato. Diciamo che oltre il danno la beffa, come si dice. 2 euro a gol ha scritto anche, tra l'altro. Sì, no, infatti diciamo, oddio, a Roma si dice botta di culo, ma comunque vabbè, insomma, grandi gol, insomma. Senti, siamo in chiusura, mi fanno già impiccenni, ultimissima considerazione, anzi consiglio di leggere su Guerin Sportivo il calcio di 90° minuto è morto, hanno perso un'opportunità ieri, calcio tutto alle 15, dal punto di vista televisivo forse non ha avuto quella pilla che aveva una volta, insomma, forse è proprio morto quel calcio lì, siamo legati ancora a qualcosa che non esiste più, insomma, a volte diciamo ma una volta era meglio, invece una volta che giocano tutte le 15 non ha avuto quella pilla incredibile, sarà che mi hanno perso 4-0, magari questa cosa è un po' inciso. Sì, anche perché il tifoso dell'Inter, come insegna il grande Pellizzari nel suo libro, nella base, nella pietra miliare dell'interismo, e non Milan, una volta che l'Inter perde si chiude la televisione e si va al parco, insomma, cioè del resto non ce ne frega una mazza. Assolutamente. Senti, Oldman, io ti ringrazio. Fammi salutare solamente gli Saluta. Amici chiaramente del blog, Stefano, Valeria, Lucia e Fedele, che sono dell'Inter Club, e poi tutti i grandissimi amici che scrivono dentro, Totò, Emerenziano, PM, Don Diego, insomma, volevo salutare e ringraziarli tutti, non l'avevo fatto l'altra volta e ci tenevo tantissimo a fare adesso, con gli auguri di Natale che non erano stati fatti. Un abbraccio a tutti e a presto. Grazie per essere stato con noi, ci sentiamo ancora prima della fine del campionato, magari una situazione un po' differente, speriamo migliore, non bevete troppo Merlot dalla Sicilia perché può dare degli effetti non gradevoli. Ma quello te lo mandiamo sicuramente, grazie mille. Ciao. Ciao, un abbraccio, ciao. Ciao, chiudiamo con l'invito a tornare sulla pagina internet, tante considerazioni, il gran gol di Romano, scrivono quasi in diretta in tempo reale, ovviamente la gente
segue anche tanto la formazione di Primavera, vi invitiamo a farlo, lo faremo anche da Interchannel. Vi mando un caro abbraccio, l'appuntamento torna lunedì prossimo, sempre con internet, nel post Inter a Novara, e speriamo assolutamente di commentare una partita differente e assolutamente migliore. Ciao!